Buongiorno a tutti. Buongiorno e salute. Allora, se ieri era lunedì 16, oggi è martedì 17. Benissimo. Ci troviamo nel mese di marzo. Marzo. E in che anno ci troviamo? 2015. Vedi, ci sono i cartellini con tutti i nomi. Guarda, io già ce l'ho, Tonino pure se l'è messo. Vogliamo vedere dove sta il tuo. Ok, te lo metto io. Siamo nella nostra casa Aima di Napoli, che abbiamo aperto a fine 2010, e qui accogliamo per vivere tutti quanti insieme persone con Alzheimer o demenze correlate, operatori e familiari. Sono una quindicina di persone, al di là degli operatori e dei familiari, e le attività che svolgiamo sono attività di laboratorio. Tu che parola vorresti scrivere? Che parola ti può venire in mente? Per esempio, il nome di tua moglie qual è? Rosa. Rosa. Cosa a scrivere la parola rosa? Laboratori di musica, i laboratori di arte terapia, i laboratori di cucina e di benessere. Tutte queste attività servono a rallentare l'evoluzione della malattia e tentare di tenere quanto più a lungo possibile le abilità quotidiane. Quindi quello della cucina, e soprattutto per le donne, è una cosa importantissima. Tutte le donne, tutte di qua, tutte in cucina. Oggi faremo il minestrone di verdure, quindi dovremo utilizzare tutte le verdure che vedete. Mamma mia, tutte le dobbiamo fare. Dobbiamo tagliare i pomodori a metà e unirli insieme alle nostre zucchine. Mia moglie faceva l'insegnante, la mamma accudiva i figli, insomma, è il marito. Adesso purtroppo tutto questo è... Se l'è dimenticato proprio, La frequentazione di questa struttura invece cosa ha portato? Contribuisce a rallentare il fenomeno, certamente, certamente. Ma poi lei si distrae, cioè si sente, sta bene, insomma, anche come umore, di umore, eccetera. Io vedo quando sta a casa a un certo punto si incupisce, qua invece no, non ha la possibilità di restare chiuso in se stesso. Suol dirsi che Napoli abbia un gran nemico, il Vesuvio. Chi non ne ha? Mio marito, che generalmente non amava assolutamente partecipare a nessun tipo di gita, di evento e via discorrendo, si è trovato a desiderare di tornare ogni giorno, cosa che per un carattere così particolare è stato sorprendente. Ha ricominciato addirittura a farsi la barba, siamo andati in piscina, cosa che lui non faceva mai. Diciamo che possiamo mischiare un po' di marrone e bianco, così diventa un po' più chiaro per fare le montagne, perché in realtà dalla foto sembra grigio, però in realtà noi sappiamo che andiamo più sul marrone, ok? Non mi convince molto la cosa. Però non c'è il grigio qua del fumo. Mentre tu, Vittorio, continui a riempire qua di azzurro. Mi sono resa conto che queste persone che venivano definite aggressive, definite persone incapaci di comunicare con il resto del mondo e quindi anche abbastanza escluse da tutta una serie di attività, io mi sono resa conto che invece c'è ancora tanto da scoprire in loro e da fare con loro. Quindi abbiamo cominciato ad attivare un approccio biopsicosociale con la dolcezza e con l'amore, e con un sorriso magari si può curare molto di più che con una semplice pillola lasciata su di un comodino, senza sapere poi quella persona che cosa pensa, cosa prova, cosa vuole esprimere. La cosa importante sicuramente in assoluto è che lui desideri uscire di casa, cosa che non succedeva più. Abbiamo riconquistato pezzettini di vita perduti e comunque desiderio di vita che non c'era più, insomma.